Sport e turismo negli ultimi anni hanno sempre più intrapreso percorsi dipendenti l'uno dall'altro. Sul nostro territorio sono aumentati enormemente i visitatori italiani e stranieri che arrivano per seguire eventi sportivi o con la richiesta di poter effettuare determinate attività. La Romagna Faentina recentemente ha puntato molto sul settore della bicicletta, ma il nostro territorio ha molte altre potenzialità nel confronto legato al mondo sportivo. I candidati sindaco Paolo Cavini e Massimo Isola si sono confrontati anche su questo tema che coinvolge la società non solo per le realtà legate allo sport. Io credo che il turismo sportivo deve essere una delle due o tre dorsali per le quali costruire il nuovo sviluppo turistico della nostra città. Faenza nel 2015 ha registrato circa 120.000 presenze turistiche, nel 2019 siamo arrivati a 160.000, superando nettamente tutte le percentuali della nostra regione. Per fare questo ha fatto dei percorsi seri, organizzati, scientifici. Il turismo non accade per caso, è una scienza. E io credo che se nel 2022, dopo ovviamente il crack del 2020 e la grande difficoltà anche della città d'arte, che sono il segmento turistico che sta soffrendo di più in Italia, dobbiamo trovare nuovi percorsi di quali fare turismo di qualità e subito. Sicuramente uno è il tema delle rievocazioni storiche, dove credo ci siano dei margini straordinari e comunque sono contingenti, credo, anche alla questione specificatamente sportiva. Io credo qui possiamo centrare gli obiettivi veloci, in tempi rapidi, per farlo in modo professionale. Io credo ci siano due o tre questioni da sottolineare in questa direzione. Da un lato c'è il tema degli eventi sportivi che succedono accanto, la notizia di oggi dei mondiali di ciclismo di Imola, notizia grandiosa, è la Formula 1 di Imola. Noi per fortuna abbiamo deciso insieme a Imola di costruire IF e di lavorare insieme a loro per costruire percorsi più concreti, reali, sul tema diciamo del periferico della Motor Valley, che sicuramente ha sede fuori da altre parti, ma qui, grazie anche al lavoro fatto qui, con Imola può incidere. Ovviamente a Faenza abbiamo dei contenitori di produzione legato al tema motori straordinari, degli eventi straordinari, andando ad intrecciare il lavoro su l'autodromo insieme a IF possiamo avere grandi risultati. Poi gli eventi sul territorio insieme alle associazioni e alle realtà sportive. Come non ricordare che in quel numero che rimarrà nella storia per un po', credo, delle presenze degli arrivi turistici nel 19, le finali di Coppa Italia del calcio 5 o il campionato europeo della lotta abbiano inciso in modo decisivo. Qui, per come si fa, si deve lavorare con credibilità attraverso la regione, la presidenza della regione, l'assessorato al turismo della regione, la destinazione turistica Romagna, attraverso la PT si contratta, si discute e insieme, nei contenitori giusti e Faenza RA, si costruisce un calendario e si costruisce e mette a valore la credibilità che un territorio ha mostrato. Io credo che qui i principali soggetti che distribuiscono i percorsi vedano e sappiano che ci sono tutte le condizioni. Bisogna fare altre due grandi categorie, la bicicletta e la dimensione podistica. L'Eupodistica ha un progetto straordinario, IF ha già fatto sulla bicicletta mappature, app sul turismo legato ai cammini, abbiamo grandissimi margini e anche legato al tema del Cammino di Dante e all'Appennino. Per chiudere, noi abbiamo proposto anche di fare ovviamente tutti gli altri eventi. C'è due temi, uno è sicuramente l'incanto che l'abbiamo proposto legato al professionismo dello sport. Faenza ha oggi già dei soggetti importanti che ci danno continuità nell'accogliere professionisti sportivi e non solo professionisti ma soprattutto professionisti che fanno anche i due giorni, il tema della notte inizia ad esserci. Ecco che se noi riusciamo a comunicare attraverso le società sportive con i soggetti che arriveranno si può fare turismo. Poi c'è un grande tema, che è il tema foresteria, campeggio, c'è un tema di strutture, perché se vogliamo fare turismo sportivo serve una struttura che oggi non c'è, che abbia quelle caratteristiche per la bicicletta, alcune soluzioni si sono trovate, per fare quello che diventa upgrade, un passo avanti, servirebbe una struttura che accoglie il numero di persone e ha quelle offerte che hanno le residenze di ospitalità turistiche che sono diverse rispetto a quelle del turismo tradizionale o culturale o di altra natura. Grazie. Secondo me, caro Massimo, quei dati che tu hai citato non
non corrispondono proprio alla realtà. Io penso che lì ci sia sicuramente dietro tutto quel turismo che è più legato al mondo del lavoro, perché sono dati che a noi non risultano. Comunque. Il mondo del lavoro è turismo, cioè scientificamente le industrie turistiche la terapia. No, io ho il turismo. Io penso che si possa promuovere molto meglio il nostro territorio. Abbiamo due team mondiali, macchine e motori, non è scritto da nessuna parte. Arrivi in Faenza, non lo vede nessuno. Io le ho visitate come eccellenze, eccellenze che rimangono nascoste. Potrebbero essere visitate, fare un museo, niente, non è stato fatto niente di tutto ciò. Quindi io credo che questo sia veramente una mancanza grave per questa amministrazione. Abbiamo ricordato, prima ricordava Massimo le biciclette, è un territorio di questo che ha creato campioni di biciclette, non si promuove nulla, nulla, nulla. Poi abbiamo il palio, cioè il palio ragazzi, è sport di palio, non lo conoscono a Igola come Forlì, ma qui c'è una promozione totale, chiaramente prima non comunque creare gli spazi, avere uno Brunelli a norma che a tutt'oggi non lo è, quindi diciamo rioni che si avvengono tutto ciò, il sindaco si deve assumere delle responsabilità su uno diciamo così, su un edificio non a norma, quindi vengono svolte manifestazioni con i rischi che ci sono e questo potrebbe essere promosso meglio, ma prima bisogna sistemare le cose. Poi penso anche se ricreiamo il Brunelli costruendo uno stadio nuovo, a una fiera dello sport, perché non possiamo portare le società sportive italiane a Faenza, a fare una bella fiera attorno al Brunelli, anche dove sono i campi da boxe, sono tutte idee che bisogna studiare insieme, ma è facile portare turismo a Faenza, ma qui non ne abbiamo assolutamente voglia. Secondo me bisogna cambiare velocemente, perché c'è la possibilità di riportare veramente tanti turisti a Faenza che non sono quei numeri che ha citato, perché quello tu dici che è turismo anche quello del lavoro, ma se noi la Torre Rosso, Alfa Tauri o Mesini se ne vanno, per dire solo due, ma tante altre aziende hanno interesse a livello europeo o mondiale, questi dati qui calano direttamente. Ultima cosa, hai citato IF è senza direttore, avevamo un bravo direttore che si chiamava Danzoni, ha dato dimissioni, chissà perché, è uscito, chissà perché.